Bentornati ragazzi, siamo di nuovo qui con Buona Pizza, Grande Pizza, e siamo di nuovo col telegiornale. Vediamo un pochino, c'è qualche cliente, vedete che ci dà i voti qui al telegiornale, quindi stiamo iniziando a diventare un po' famosi. Vediamo se il nostro amico Alicante verrà a romperci le scatole. Da un po' di giorni che non lo vedo, se non sbaglio sono almeno 2-3 giorni che non si presenta a romperci le scatole. Beh, mi sono preso il diamantino, come vi ho detto qui, le risorse scarseggiano e come avete visto nello scorso episodio, se non l'avete visto correte subito a riprenderlo. Beh, i soldi qui sono pochi, ci portiamo a casa tipo 20 dollari, 10 dollari al giorno, sono veramente pochi. Abbiamo sbloccato nuovi ingredienti, vediamo se riusciamo a migliorare un po' le cose, però inizio a preoccuparmi perché non so, non riesco poi a comprare nuovi ingredienti, nuove migliorie per la nostra super pizzeria da Savi. Quindi vediamo, una bella mozzarella e olive. Prepariamoci già due panetti. Ok, velocizzato il forno. Cerchiamo di soddisfare i nostri clienti, perché abbiamo visto che ci danno una mancia più alta. Lui la vuole cotta due volte, quindi ti do un'altra bella botta, to? Eccola qua, bella crosta scura. Devo dire, beh, è invitante anche così. Vedete il tagliapizza automatico, è la prima volta che lo vediamo. Grandi cose, è veramente comodo, anche perché penso che capisca da solo se farla in 8 fette, 4, 3, 2, 1, 0, eccetera, eccetera. E forse anche quando non è da tagliare, se per sbaglio la mettiamo lì, lui si rifiuta. Ora abbiamo nuovi ingredienti, le olive, e come per i peperoni, tutti vogliono quello con olive. Quindi pomodoro, lui la vuole completa, quello di prima la voleva, beh, mettiamo bene il pomodoro, mozzarella e le nostre 18 fettine di olive. Non vedo l'ora di avere anche qui sbloccato l'ingrediente in automatico, però penso che quello delle olive sarà uno degli ultimi, perché veramente ora saranno richieste, ma poi penso, perché la novità, ma poi se ne dimenticheranno, quindi eccola qui, tagliata, vedete, tac, in 6 fette e messa via nel cartone. Avanti il prossimo, la ringrazio, torni a trovarci. Vediamo chi si presenta. Non c'è nessuno. Eccola qua. Ehi, funghi e olive, se sei d'accordo. Va bene, va bene, bella pizza. Bah, funghi e olive non è che ne andrei matto, però. Quindi, base mozzarella, come al solito. Ok. Poi, metti la mozzarella. Eccola qua. Bella, piena, cicciotta. Quindi funghi, 18 funghi. Devo diventare più veloce sicuramente. Quindi 18 bei funghetti. Eccola a te. Precisi, vedete, una pizza. Questa viene bella, questa è una bella pizza, bella strepitosa proprio. Fatemi sapere il vostro gusto preferito di pizza. Io vi devo dire che preferisco sempre pizze un po' pesanti, con le patatine, la pancetta in entrata, così diventa croccantina. Però devo dire, quando vado in una pizzeria per la prima volta, beh, la margherita è da assaggiare, anche perché la margherita è sempre quel qualcosa, soprattutto se gli ingredienti sono buoni, da lì lo notate, il sapore del sugo, della mozzarella, beh, sto già facendo l'acquolina in bocca. Beh, prepariamo le nostre pizze, dai, intanto stavo fantasticando un pochino. Allora, eccola qua, melanzane, bella, anche una bella, l'ortolana ha anche un bel gusto di pizza, ogni tanto la prendo, però io faccio delle varianti, ortolana con patatine fritte e pancetta. Beh, una bomba. Ecco qua, velocizzato il nostro forno ancora una volta. Quindi, beh, la pizza è buona. Chissà, ma la mangerei tutti i giorni, diventerei un maiale, un cinghiale, più di quanto non sia in realtà, però andiamo avanti. Grazie signora per la mancia, torni a trovarci. Vorrei comprare una pizza ai funghi, nulla di più semplice. 8,60, eccola qua, quindi sugo, via. Mettiamo bello preciso, mozzarella, non lesiniamo, si dice così? Lesiniamo, vabbè, lasciamo stare queste parole. Ok, funghi, bella. Ma pizza con i funghi, i funghi in generale non mi piacciono, vi dico la verità. Mi piace il profumo dei porcini, pasta con i porcini, però sulla pizza no, lo vedo un po' sprecato il porcino sulla pizza, sinceramente sono uno di quelli che alcuni ingredienti secondo me non vanno inseriti sulla pizza, però andiamo avanti così. È una buona giornata per te, una pizza tutta carne, niente carni estrose, però che significa carne? Salsiccia e salame piccante, le carni classiche. Beh, tu mi dici carne estrose, c'ho solo queste, mi fai pensare cos'è, cosa sono. Eccola qua, dai. Quindi mozzarella, pizza classica, peperoni e salsiccia, salame piccante e salsiccia, dai.
abbastanza precisa. Mi sono tirato la zappa sui piedi. Va bene così, dai. So mouse è proprio da cambiare. Va bene, quindi vai con la salsiccia. Cerchiamo di essere precisi, ma non lo so. Ogni tanto ha degli scatti, delle cose. Non lo so. Sembra quelli con la pallina. Non so chi se li ricorda quando si faceva la sporcizia sotto. Se non lo pulivi, andava tutto a scatti. Saltellava la pallina vicino al sensore. Quindi, vabbè. Ammazza, 3:28, grazie signora, torni a trovarci. Ti rapinerò, voglio dire pizza. Già i soldi sono pochi, ho solo detto pizza. Ti do una martellata in testa, ti faccio vedere io. Ok, nuovo giorno che si chiude. Ebbè, abbiamo fatto un bel po' di soldi. Ma io mi prendo anche sti 10 gratis. Vi dico, me li prendo e vai. Eccoli qua. Scusate, $60. Ebbè, ci portiamo a casa la pagnotta. Riparazione del forno, delle serrature. Visto che il ladro ci ha minacciato, già stava agendo, allora le riparo. Quindi sì, conviene ripararlo. Non vorrei che, come ti distrai un attimo, questo viene e ti ripara durante la notte. Ma non so se si ruba gli ingredienti delle pizze o ci viene a rapinare direttamente i soldi. Za è nel dizionario. Te lo mangi davvero? Un nuovo studio suggerisce che combinazioni di pizza possono, per l'umore. Serrature di look. Vuoi vedere che è proprio il ladro? Cioè era il rappresentante per convincerci a spendere i big money. Prendo il diamantino. Via. Preso. Vedo che se ne possono prendere anche più di uno, però. Ma accontentiamoci di uno, dai, se no, veramente. Naffiamo la nostra piantina. Eccola qua. Bellissimissima. Mi hanno detto che metti il formaggio e le melanzane. Ok, quindi pizza e le melanzane. Perfetto, non ti preoccupare. Quindi una bella pizza. Stendiamo due panetti. Pomodoro, mozzarella. Questo spero di sbloccare presto. Il salsatore automatico, il mozzarellatore. Non so come si... va bene. Ok, quindi 18. Dai, noi abbondiamo, siamo gentili con i nostri clienti, mettiamo 18 fettine di pizza. Ecco qua, velocizzato il forno, via. Perfetto così. Beh, una bella pizza, dai. Solo melanzane non l'ho mai mangiata. Ortolana, come vi dicevo, buonissima. Andiamo avanti. Tutta la mia vita è condotto a questo momento, addirittura. Grazie, torna a trovarci. Allora, iniziamo a prendere qualche diamantino. Vedete, tanti bei diamantini. Dobbiamo fare tanti big money. Allora, un salame piccante e salsiccia, va benissimo, signorina, 13 euro, grazie. Abbastanza cara, Stiamo aumentando un bei prezzi, o mi sbaglio? Quindi, pomodoro, mozzarella, come se piovesse a fiumi, signora, ecco, la faccio davanti a lei. Con chi la mangio questa pizza stasera, Mangia da sola? Se vuole, le mando compagnia, il mio amico di fronte, Alicante, non io, mi dispiace, sono impegnato, eccolo qua. Bella pizza, non dimentichiamoci il salame, e ora facevo l'erroraccio, Attenzione, con la salsiccia, scusate, non il salame, non siamo stati precisissimi, però vai così. Quindi prepariamoci due panetti, pizza in forno, bella, la tagliamo in modo automatico, sei fette, via nel cartone. Grazie signora, torni a trovarci. Mi ero un attimo spaventato. Però mancia, Pensiamo. Voglio una pizza, un salame piccante sopra, ma anche con salsiccia. Va benissimo, quindi un'altra salame piccante e salsiccia. Quindi come prima, pomodoro, mozzarella. Dai, veloce. E me lo dicevi prima, caro, quando hai ordinato la signora, mi dicevi fammene due e me la trovavo già pronta, no? Era più facile per tutti, ok. Dai così. Ok, ogni tanto faccio disegni un po' diversi. Devo provare a fare qualche disegnino con gli ingredienti sulla pizza. Ci proviamo? Devo prima farmi uno schemino, perché sennò non vorrei che esce qualche disegno un po' particolare e ci esplodono il canale in mille pezzi. Quindi mi preparo un altro panetto. Nel frattempo la pizza è quasi cotta. Eccola qua, tagliata, precisa. 6 fette. Ecco a te, caro. Alla prossima, deliziosa. E vedi? 3,43 euro di mancia su 13 euro di pizza, buono. 2 pizze e le olive. Va benissimo, quindi facili. Pomodoro, mozzarella e olive. Dai, le olive io ne vado matto. Veramente nere, verdi, insomma di tutti i colori, grigiastre. Io le amo. Soprattutto poi quelle là un po' piccantine con l'olio, ma anche a naturale in salamoia. Veramente una delle cose a cui non potrei rinunciare. Un ingrediente, io mangerei olive a quantità
Vedete, già solo a parlare di olive, già ancora una volta, quelle ripiene con i peperoni, non so se l'avete mai mangiate. Mamma mia, che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare, mamma mia. Ok, mentre sbavo, pensando alle olive, infono una pizza e mi preparo, vai pure tu, mi preparo già i panetti per le prossime, vedete, via, velocizziamo il forno, oh, eccolo qua. Ok, la taglio, metto nel cartone. Taglio anche questa nel cartone. Grazie caro, vai nel cartone, bella. E lo so che può essere mangiato da me. Ok, vediamo se ci dà una mancia. 4 ore e 34 di mangio. Grazie, torna a trovarci. Sicuramente saremo sempre più in forma per te. Dammi due pizze funghi per favore. Certo bambina. Eccola qua. Quindi pomodoro. Semplici, finora pizze semplici. Sono contento quando è così, perché si fa subito, sono facili da fare, senza mille ingredienti sopra. Perché poi, diciamoci la verità, io amo pizze, come dicevo, pesanti, piene di roba, però quando è troppo, vedo mettere sulle pizze a volte delle cose veramente, sono veramente euforico, no, era un'altra cosa, vedo mettere tantissimi ingredienti, spesso contrastanti da loro, che dai, non te li gusti nemmeno. Eccolo qua. Allora io vi direi che poi più là, siccome sono molto bravo a fare la pizza, vi porto qualche video dove facciamo la pizza in vita reale, però io voglio un sacco di mi piace, ragazzi. Dobbiamo fare tante visualizzazioni su questa serie, tanti mi piace, qualche commento sarebbe, ma vi do tanti commenti e vi porto delle pizze fatte in casa. Pizze fatte in casa con il mio fornetto Ariete, incredibile. Poi più là voglio comprare un forno più serio, però non vi spoilerò nulla, dai. Facciamo una pizza al nostro caro che viene sempre a trovarci, ormai è un nostro amico, diciamoci la verità. Mi fa piacere vederlo, vuol dire che sta bene. Quindi direi peperoni, quindi salame piccante. Abbondiamo, 18 fettine. Vabbè, è venuto un po' male. Ti farei una salame piccante olive, che secondo me è la morte sua. L'olivetta così e va in forno, dai. Non voglio mettere troppi ingredienti, voglio fare anche qualche pizza. Non è che ti metto ogni volta tutto. Faccio anche una pizza gustosa, bella, fatta bene. Eccola qua, la tagliamo in 6 fette e te la do, caro mio. Vediamo se ti piace. Torna sempre a trovarmi, sei sempre benvenuto, non ti preoccupare, anche tutti i giorni. Si chiude, nuovo giorno e vediamo un pochino i guadagni. Allora, giorno 11, 68 più 18 di mance. Qua ce la siamo cavata un po' male, mi prendo i $10, via. Eccoli qua, un po' meglio, dai, 40 euro una giornata di lavoro. Abbiamo sbloccato le cipolle, direi di... di usarle, anche perché qui 2,50 è dura. E allora vediamo riparazioni se c'è qualcosa. No, e allora sblocchiamo le cipolle, dai. Pizza alle cipolle nativo. Sono sicuro che domani ci chiederanno tutti la pizza con le cipolle. Eccoci qua sul nostro network. Torniamo alla nostra programmazione con l'arma primo dei nostri sponsor, ok. Quindi diamantino sbloccato, non c'era nulla. E allora vai avanti così, meglio. Facciamo prima, non mi fai perdere tempo con queste. Annaffiamo la nostra piantina che dovrebbe già iniziare a cacciare fuori le sue belle melenzane. Pizza con cipolle, sta andando in appuntamento. Amico mio, però eppure tu, mangiati una margherita. Io, sarei tentato a non farmi pagare per la povera ragazza che con cui hai l'appuntamento, te la farei una bella margherita. Però mi hai chiesto con cipolle, dai, te la faccio con cipolle. Povera la ragazza. Non venire da me se l'appuntamento va male, perché se tu ti presenti al primo appuntamento, a meno che non sia un amante delle cipolle, ma... Ecco qua, forno velocizzato. La vedo difficile come primo appuntamento. Comunque, vabbè, ti accontento, perché io devo pensare ai miei big money. Non la devo nemmeno tagliare, se la mangia proprio tipo serpente. Nuova ricetta, ok, bellina. Ma, vabbè, 1,13 euro di mancia, ha gradito. Prendo una pizza mozzarella con la salsiccia, una pizza alla salsiccia e un mozzarella, va bene. Quindi due pizze alla salsiccia. Mi fate andare al manicomio, vi giuro. Per fortuna più o meno sto iniziando a imparare anche che sono pazzi loro, no? Quindi riesco a capire anche un po' prima io come stanno ordinando. Quindi base pomodoro, poi mettiamo mozzarella, quindi pizza classica. Solitamente la base è sempre questa, per le nostre pizze. Ok. Posso così e poi direi, eccola qua, no, salame voglio sempre, salsiccia, facciamo un bel cerchio e poi facciamo un cerchio più piccolino, vedete? Ah, secondo me così è un po' più, no, sì, diciamo un po' più facile perché il mouse fa movimenti più lunghi,
Va bene, dai. È abbastanza precisa. Direi abbastanza precisa. Beh, vi presentassi una pizza così, tanto sfondato la scrivania, sarei comunque contento, eh. Ma qualsiasi pizza. Vi devo dire la verità, io amo la pizza in ogni sua forma. Ed eccola qua, tagliata in quattro, come mi aveva chiesto, quindi perfetta. Dicevo, a me la pizza surgelata, la pizza anche fatta un po' male, non so, a me piace sempre. Cioè, è proprio il concetto di pizza. Poi ci sono pizze deliziose, la scioglievolezza incredibile. Quando beccate quella pizza che la addentate, poi magari la masticate, ma forse una volta, e niente, le scompare. Scompare. Però è una di quelle pizze che poi ne mangerei 40, perché non vi stancate nemmeno a masticarla. È leggera anche per lo stomaco. Sono le pizze che vi consiglio. Poi sono delle pizze che masticate la sera, state appesantiti, mamma mia, acqua, non vi dico quelle salate, quando bevete mille volte la sera, che ve lo dico a fare. Comunque, pizza, salsiccia e cipolle per il nostro amico. Eccolo a te. Ti regalo. Eccolo qua, velocità del forno. Ti regalo questa pizza, amico mio. Dai così, te la taglio in 6 e te la do. Eccola qua, lui è l'amico dell'altro che vengono. Ciao, non ti preoccupare, quando le cose andranno meglio, ricordati di me. Magari diventi milionario, ti ricordi di me. Posso comprare due pizze? Certo. Con la quella grande. Allora, la melanzana o la cipolla ora. Penso melanzana. Quindi, due pizze alle melanzane, dai. Spero siano quelle. Viola, sì. Dai, la cipolla sul rosso, rosa. Dai, due pizze alle melanzane. Quindi, mozzarella. Come se piovesse. Bella, piena, piena. Vedete io come curo tutti i dettagli. No, pomodoro già messo. Mozzarella anche qui. Eccolo qui. E melanzane. Quindi, 18 fettine fetta di pizza. No, no, fetta no. Se no, non ti diventa. Oddio. 18 fettine a pizza. Ok, messe anche abbastanza bene. Se le metto meglio, forse è ancora più. Va bene così, dai, non ti lamentare, sono. È andata bene, dai, è andata bene così, le cuocio. Ok, taglio in 6, cartone, taglio in 6, cartone, perfetto. La rotellina per la pizza io ce l'ho, quindi per il video poi vi taglio anche la pizza. Grande proprio, rimasto contento, sono. Torno a trovarci. Però le mance scarseggiano un po' oggi. Vorrei una pizza con maiale macinato e quella verdura con tutti gli strati, come si chiama? Quando le. Vabbè, quindi salsiccia e cipolle. Dai, pure tu, fare il raffinato. Sembra quei menù dei ristoranti dove vai, magari in una frittata. Che cacchio. Dai, se si mette la mozza, eccola qua, mozzarella. Quindi mettiamo prima la salsiccia, prima la cipolla. Sarebbe da mettere prima forse la cipolla, però vabbè. Dai, salsiccia, bello, preciso, vedete? Ah, sto diventando preciso. Cipolla, bella, eccola qua. Quindi 12, 15, 18. Perfetto. Bella. Bel forno. Sono contento quando faccio queste pizze più. Non particolari. Semplici, che però vedete sono belle esteticamente. Sono più belline queste semplici che quelle con 150 ingredienti. Che poi ci pagano 20 euro e magari ce ne è costata 70. Però vedo che sono un po' lento a livello di realizzazione. Lui la mancia. Ce l'ha data. 2,80. Forse perché abbiamo capito. Cacchio ci stava chiedendo. Finisce una nuova giornata. E quindi siamo agli sgoccioli del giorno 12. Vediamo un po'. Livello di guadagno 22. Mi prendo i 10 dollari. Sono veramente pochi. Veramente pochi. Eccoli qua. Arrivano altri 10 dollari. Però siamo messi male. Vabbè, qua 40 diamanti per le olive in automatico. Mi ha sentito prima forse. Ma figurati. No, diventa difficile. Allora ragazzi, io direi che qui ci vogliono una marea di soldi. Non so perché guadagniamo così poco. Sbaglio qualcosa, forse sono troppo lento. Questi li vorrei sbloccare. Li devo sbloccare tutti. Poi ci sono un sacco di decorazioni che vorrei mettere. Però si fa veramente difficile. Io direi che iniziate ad iscrivervi al canale per non perdervi futuri video. Poi mettete un bel mi piace, mi raccomando. Commentate, condividete questo video con gli amici. E poi vediamo di far uscire un po' di soldi. Chiediamogli ai vostri amici, no? Per andare a mettere questi abbellimenti. Guarda l'orologio a gatto, 4 diamanti. Quello ci possiamo pensare. Quello. Sono tante cose carine. L'open a gatto pure è carino. Ci vogliono big money qui, non so. Si deve forse shoppare, ma non lo faremo. No, vi assicuro che non lo faremo. Il gioco deve essere gratuito per tutti. Allora ragazzi, io vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando, tutto quello che ho detto prima, ciao e alla prossima!